Sei anche tu così malato di bilio capostatici da doverlo portare ovunque? Sia in bagno? Sia a scuola o ad allenamento? Sia addirittura mentre dormi? Beh, allora NBA 2K Italia è la pagina giusta per te. Il link lo trovi in descrizione. Wow, grandi amici del tubo, bentrovati qui sul canale Switch Music, ragazzi, nuovo episodio della My Career e oggi una sfida molto molto importante. Perché vi starete chiedendo? Perché, adesso lo andiamo a vedere assieme. Allora, come potete vedere, è la nostra ultima sfida stagionale con i Cleveland Cavs, che oltre ad essere importante di suo perché sono i Cleveland Cavs, è importante perché la classifica di conference recita questa situazione qui. Eccola qua, con gli Orlando Magic e Chicago Bulls appaiati al primo posto, incredibile, e poi noi e Cleveland un pelo sotto, ma vedete che è esattamente una gara alla distanza. Visto che è uno scontro diretto, se vinciamo li prendiamo in classifica e raggiungiamo il terzo posto, e quindi abbiamo ancora una chance di puntare ai primi due o comunque di arrivare terzi invece che quarti o magari quinti, perché comunque l'Indiana sono lì a rosicarci la posizione. Per gioire un po' di più tutti assieme, visto che quest'anno non si è infortunato ancora nessuno, Jeff Teague nell'ultima partita si è scavigliato, quindi molto bene. Non so se giocherà contro i Cavs. Comunque, partita importante, dobbiamo dare il 110%, quindi pronti con i mi piace, pronti con i commenti di supporto, pronti con tutto quello che avete in casa. Andiamo alla partita. Eccoci ragazzi, pronti per la palla 2 alla Philips Arena di Atlanta. Giochiamo in casa finalmente dopo addirittura 6 partite, penso. Un tour a ovest abbiamo fatto, ragazzi. C'è Stuart Little lì, Brand, Elton Brand, Brandy, vabbè, insomma, quello lì in cabina di regia per i Cleveland Cavs. Ci attacca subito LeBron James, stiamo bene con lui, gli lasciamo il progetto il tiro, ma lo segna. 2-0 Cavs. Altro rimbalzo, si fa una difficoltà immane a segnare in questo primo quarto, ragazzi. 6-3 dopo praticamente metà primo quarto. Qui possiamo ricevere dentro, guardate come ci raddoppiano, guardate che roba, ragazzi. Incredibile, qui possiamo tagliare dietro a LeBron, però Millsap si prende il coraggio di tiro, sbaglia ancora. Blocco di Horford per il sottoscritto, riceviamo qui in mezzo all'area. Oh, oh, Ave Maria, 8-5, mamma mia che brutto primo quarto. Ah, bel pick and roll però, dammela. Tieni, e segna. Dove vai? Meno male, meno male. Primo assist di serata per Ekwo, che fa un tiro di merda, però segna. 15-9. E timeout Cleveland Cavaliers, non si sa per quale motivo, più 6 Cavs. Quarto rimbalzo da parte nostra, via in transizione, forse abbiamo il 2-1, forse anche noi in realtà, allora che la gestisca Schroeder. Guarda che sono solo però, guarda che sono solo, triplone importante, figurarsi se in questo primo quarto segno qualcosa. 18-13, ultima azione per i Cleveland Cavs, primo quarto di rara bruttezza, lo definirei così. Stiamo al 2000% lui. Contro Ekwo, tra l'altro, che non ha una chance di marcarlo, infatti crossover, palleggio, sto tiro, canestro. Bene, finisce così il primo quarto, 20-13, veramente brutto, brutto, brutto questo primo quarto. Si parte col secondo quarto, ragazzi, siamo in campo, di nuovo marcati da Mr. LeBron James. Palla per Millsap adesso, no, dove vai? McLemore, che sta a fare? McLemore, calma, dove sto facendo il blocco? Di qua, ok, adesso la dai a me. E mi dai un bel pick and roll con Millsap, da bravo. Guardate come cazzo mi raddoppiano, signori. Palla per Millsap, che un buon tiro aperto questo. Dai così! Dai così di nuovo meno 4. Assist e triplone di Millsap. Altra tripla aperta, dai! Dai Millsap, ti prego. Ma guarda quello come va a rompere i coglioni. Vabbè, altro assist, ragazzi. Non possiamo fare altro che fare assist, a parte perché si raddoppiano, ma anche quando siamo soli non segniamo mai. Quindi per ora così. Meno 5, che non è neanche troppo male. Il problema è che devo ancora uscire, quindi ho paura di dover uscire. Jamal Crawford sbaglia un tiro finalmente. Allora partiamo in transizione. Altra bella palla, meno 3. Mamma mia che palla questa, con gli effetti speciali, signori. In mezzo a una selva di braccia. Settimo assist del primo tempo. Cioè vabbè, non lo so, 7 assist in neanche un quarto e mezzo. Comunque meno 4, sempre, anche questa è una bella palla, però sbaglia Jamal Crawford, che culo, dai Tig, madonna, mezz'ora per passare sta metà campo, ostia, guarda, guarda, guarda che roba, come flottano sti bastardi, sì, posizione in avanti contro LeBron, ho un po' paura di sto passe.
finalmente un lambo di Switching Music, testa LeBron, 31-29, time out, probabilmente adesso usciremo dopo il time out, comunque siamo lì in partita ragazzi. No, siamo ancora in campo, ah vuoi vedere che oggi la giochiamo tutta? Si attacca LeBron James in palleggio, grande step back di LeBron, non può, madonna, stavo già andando in contropiede, ottima difesa ragazzi, puoi incazzarti quanto vuoi, ma ti ho difeso la grande e ci cambiano signori, speravo di di meritarmi un tiro, vediamo come finisce il primo tempo, ti prego, 4-3-4-0, Cleveland Cavs, non c'è molto da esultare, però comunque siamo ancora lì, sotto di 3 all'intervallo. Eccoci, inizio terzo quarto, già palla in mano a Jody Mix, vabbè. Lasciamo stare, la nostra nuova guardia, attenzione, Tigre si prende la tripla! E impattiamo subito a quota 43 dopo 10 secondi di terzo quarto. Molto bene, mi piace questo inizio così. Stoppata su LeBron! Stoppata su LeBron, andiamo in transizione, dammela! No, ma perché fai l'appoggio di sinistro in faccia a lungo, cazzo? Perché? Guarda come ci tuffiamo, recuperata, grande, non so bene perché io allora mi sono tuffato a caso, l'abbiamo recuperata signori, dal palleggio a LeBron, mamma mia, una veloce di pallavolo su Stuart Little lì, andiamo in transizione dall'altra parte con Jody Mix che attacca il ferro, ti prego, questo è fallo flagrant, grande come una casa, ma tesserato come fallo normale, vabbè, però stoppatona, mamma mia che difesa di Switching Music. Tienimi, mettimi sta bombarda! Più 4, 4-9-4-5, punteggio basso, proprio partita da clima playoff. Botte da Orbi, altro timeout, questa volta credo per gli Atlanta Hawks, non lo so. 4 punti, 4 rimbalzi, però 9 assist e siamo sopra. Bene. Oh, green release, 2 punti finalmente, mamma mia ragazzi, che fatica oggi. Mentre ha referto punti, i Cavs veramente si stanno adattando alla grande. Palla orribile di LeBron James, strano a dirsi, ma è stato proprio così. E quindi recuperiamo palla, abbiamo un'azione extra, io me la farei passare sinceramente. Anche se adesso il piccarola andrà in un raddoppio classico, io proverei ad andare da questa parte per liberare il lato a Millsap, che si prende il tiro importante e lo mette. 2 possessi di vantaggio per gli Atlanta Hawks. Mamma mia ragazzi, che momento per noi, 6 punti appena, però già 10 assist, che contano molto di più e questa difesa un po' sbilenca su LeBron, porco, dai! Proviamo dei crossover su JR, attenzione, pick and roll con Millsap, ovviamente ci raddoppieranno a metà campo, allora palla ancora per Millsap, non riceve, allora tagliamo davanti, Tig devi darmela, qui appoggiamo 2 punti, ok, magari un attimo prima il passaggio, però va bene. Cerchiamo di metterci in moto anche dal punto di vista realizzativo e cerchiamo di andare in doppia cifra. Siamo in diretta per 2 tiri liberi ragazzi, presi come al solito di Riff e di Raffa, rilascio perfetto sul primo e prende il ferro 3 volte, non si sa per quale motivo, vabbè non mi spiego ogni tanto ste cose, rilascio perfetto sul secondo e prendiamo di nuovo il ferro, ma va bene così comunque 2 su 2 che è sempre buono, più 6 ragazzi, piccolo solco perché in una partita 53-59 un più 6 è come essere a più 10 in una partita normale, diciamo così. Backdoor, bella palla di Orfo, schiacciatina, semplice ma efficace, facciamo rimbombare la Phillips Arena con la mancina, 12° punto per noi, doppia doppia con gli assist finalmente. Ultima azione del terzo quarto ragazzi, c'erano addirittura la palla a noi da portare su, quindi è chiaro chi attaccherà il ferro, inutile chiamare, Schroeder ti levi dal cazzo? Inutile chiamare pick and roll perché tanto ci raddoppiano ogni volta, qui non facciamo assolutamente niente, gli andiamo via, subiamo il fallo. Ma tanto così dal gioco da 3 punti, cazzo. 2 tiri liberi per noi che però di solito sono money in the bank. Buono il primo per il più 7. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 70 punti. Forse no, invece sì. 3 secondi 9 da giocare però ragazzi. C'è ancora tanto tanto tempo. Diamo qui una pressata su LeBron perché con LeBron non si sa mai. Ok, lo costringiamo a tirare da fondo campo. Neanche troppo male. 7-0, 6-2, fine terzo quarto. Si parte ragazzi, quarto, on the way, palla nelle mani di LeBron James, si vede subito che è un momento di difficoltà perché non porta neanche più sulla palla il play, subito nelle mani di LeBron che ci attacca, ancora lo teniamo bene sul secondo tentativo, vediamo il terzo come andrà, isolamento super, non so cosa dire, tiraccio di LeBron, però buona difesa, super. Basta questo. Bravo Mix. Perché non schiaccio ogni tanto, cazzo, però ci stava da mandare un segnale. Ma più 13 ragazzi, attenzione, stiamo scavando un solco in questa partita contro i Cleveland Cavs senza Irving, ma comunque
veramente male, cioè 64 punti segnati contro di noi che non siamo proprio una difesa stellare, non me li aspettavo. Qui tagliamo dietro e ne appoggiamo due, gran palla però di Tig, non facile questa, torniamo sulla doppia cifra di vantaggio. 18° punto per noi, ci avviciniamo al ventello in questa partita non facile. Tieni Orford, mettimi sto tiretto che lo stai mettendo tutta la sera, grande, ancora giro palla. Ragazzi, quando mi raddoppiano così frontale è proprio una banalità dar via la palla. 13° assist e ancora più 11. A few moments later. Eccoci qua, i soliti Atlanta Hawks dopo aver dominato una partita 8-7-8-6 sopra. Perfetto, allora adesso pick and pop con Millsap perché mi deve una tripla dopo aver fatto segnare Kevin Love da solo qui. Ah, adesso hanno smesso di raddoppiare, ok, allora altro pick and roll con Orford, questa volta cerchiamo di attaccare il ferro. Bravo Orford, dentro con la moto, non farti stoppare da quello sfigato, invece sì ci riesci, perfetto, allora anche oggi dobbiamo perdere questa partita. Bene, mi fa piacere. E difatti meno uno ragazzi, 1 minuto e 40, 50, non vedo, 1 minuto e 10 da giocare, scusate, no, 50, 40. Vabbè, fanculo, mi lasciate troppo solo, che cazzo, non volevo tirare, però tiriamo, 2 punti, più 1 ragazzi. 16 punti nel secondo tempo, 4 nel primo tempo. Direi che la storia è cambiata. 20 punti e 14 assist. Tieni Jody, mettimi sto canestrino. Passaggio al laser dall'angolo. Jody Mix, ci fidiamo dei nostri compagni. Più 3 signore. Adesso serve una triple per pareggiare la partita. Però possono anche fare due veloci Cleveland Cavaliers. Occhio che non è finita. Post basso per LeBron, era ovvio che la palla sarebbe andata a lui. Qui ci va via, però difendiamo bene. Ma segna LeBron. Adesso mi vado a prendere la palla, ditemi quello che volete, tiro io e tiri liberi. Non c'è problema ragazzi, subiamo fallo qui, abbiamo rumigato anche un secondo, rumigato soprattutto. Adesso mi dai sta palla per piacere, scappiamo, scappa, ok, altri 2 secondi presi circa. 2 tiri liberi per noi, importantissimi. Buono il primo, con rilascio perfetto addirittura, più 2. Quindi diciamo che siamo abbastanza sicuri per il supplementare, ok, 9-3, 9-0. Devono segnare da 3 per pareggiare, altrimenti abbiamo vinto, signori. No, 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 Jamal, no, Jamal. Oh, LeBron, oh cazzo, scappa, scappa, via, 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 via. E si va a vincere, signori. E si va a vincere, 9-5, 9-2. Gli Atlanta Hawks sopravvivono finalmente ai Cleveland Cavaliers in casa. E li raggiungiamo nella tabellone della Eastern Conference. Molto bene. Buona partita per noi dopo un primo tempo veramente. Non è che non abbiamo fatto niente, però tanti assist ragazzi, 15 assist, penso abbiamo pareggiato il career high, 22 punti e solo 4 rimbalzi, ma ottima, ottima vittoria. Eccoci ragazzi qua tornati nel menu della My Career. Allora, non abbiamo niente da cui fare dei contratti, allora mi pare che ho qualche sponsorizzazione qui, esatto. Vediamo, un evento nei loro prossimi giorni di riposo, come si chiama? Medium... Maudium Stat Music. Va bene, dai, accettiamo. Allora passiamo questa giornata con loro. Guarda che bello, Maudlin State Music, ok. Passiamo con loro la giornata, riceviamo 200 VC, che schifo non fanno. E ragazzi, io per questo episodio non mi resta che salutarvi. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una partita, vittoria molto importante, quindi molto molto bene. Come sempre lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto ragazzi. Tutti i miei social sono in descrizione. Shop delle magliette anche in descrizione, dove avete 5 euro di sconto. E ci vediamo nel prossimo video.